Non credo. Le donne e il concilio, la povera Lucetta, vedete, questa è Lucetta, è scaraffia o scaraffia. E Lucetta si lamenta. Noi donne tenute in disparte dal sinodo, poi che c'è scritto? C'è scritto voi, c'è scritto Lucetta scaraffia o scaraffia, uditrice in Vaticano, due punti. Potevo parlare solo se interrogata, capito? Lucetta scaraffia o scaraffia, eccola qua. Ma di che ti lamenti, Lucetta scaraffia o scaraffia? Ma di che ti lamenti? Ma di che ti lamenti? Siamo un patriarcato, Lucetta scaraffia, scaraffia. Siamo un patriarcato. In patriarcato non ci sono le dee, ci sono soltanto gli dei, maschi, ma tutto è maschile in patriarcato. E di che ti lamenti? Ma nemmeno la Vergine Santissima c'ha il ruolo di dea, pur essendo la madre di Dio non ha il ruolo di dea, la chiamano Vergine Santissima, la Beata Vergine, ma non è una dea. Di che ti lamenti? È tutto coerente, non ti lamentare, Lucetta Scaraffia, non ti lamentare. Corriere della Sera, giovedì 29 ottobre 2015, capito? Eccola qua, lei si lamenta, ma di che ti lamenti? Di che ti lamenti? Potevo parlare solo se interrogata. E si lamenta, trova rifugio in quest'opera, Lucetta Scaraffia, Scaraffia. Su, capito? Ok? Ah. Il patriarcato è fatto così, Lucetta. E in patriarcato lo sai, Lucetta, che si taglia la clitoride dalle donne? In patriarcato alle donne si taglia la clitoride o con le forbici oppure ideologicamente, come ha fatto Sigmund Freud, il quale ha detto che il piacere femminile non è clitorideo, no, è solo vaginale, per cui ci vuole un membro lungo così per farle godere. Ma non è vero. I patriarchi hanno cominciato a tagliare le donne, la clitoride delle donne, perché hanno capito che il piacere sta nella clitoride, scaraffia. Ma non la conosci la storia, scaraffia? Su, trova rifugio in quest'opera, Lucetta Scaraffia o Scaraffia. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.